Nel 1956, il 17 di giugno, Teseo ci aveva già lasciato da 2 anni, senza poter assistere alla nascita della meravigliosa carriera del suo più grande figliolo, Ripù. Nell'albo d'oro della classica milanese, Toulouse-Lautrec, ultimo vincitore con Teseo ancora in vita, e Botticelli, il primo vincitore dopo la sua scomparsa, avvenuta nel maggio del 54, si erano succeduti senza dare all'Ippica tutta e alla nazione, che allora la seguiva con enorme attenzione, la sensazione che le cose fossero poi cambiate. Ma la vittoria di Oise nella corsa milanese, da tutti conosciuta come derby lombardo, aperto anche agli anziani, aveva lasciato agli epigoni del grande maestro la speranza, del tutto umana, che i colori di Dormello non fossero più così monopolisti. Sicché quel giorno i vecchi leoni del fondo decisero di tastare il polso del giovane Ribò, impegnandolo sui 3.000 metri alla morte. Il vincitore del derby, Barbatoni, e Vittor Pisani, laureato del Repubblica, si lanciarono in un forsennato percorso d'attacco all'imbattuto dormelliano, nel palese tentativo di poter strappare uno scalpo così ambito. Camici restò davanti dopo aver sospettato subito la trappola, che lungo la dirittura Vittor Pisani, con un attacco suicida, aveva messo in pratica. Un duello solitamente mortale per entrambi i protagonisti su una distanza così severa. Quando Vittor Pisani alzò la testa a metà retta d'arrivo e strabuzzò gli occhi, solo allora Ribò iniziò veramente a camminare e ben presto le lunghezze di vantaggio si moltiplicarono le une alle altre. Un vero e proprio trionfo in isolamento, l'ennesimo di una carriera trascorsa in solitudine in tutti i traguardi affrontati. Se avessero saputo gli sconsiderati congiurati contro di lui che Ribò non desiderava altro che d'essere stimolato per misurare il suo rendimento alla vigilia della trasferta in Inghilterra, probabilmente se ne sarebbero ben guardati. Quando il pubblico circondò Ribò e i suoi uomini al disellaggio, tutti sapevano che quella vittoria non era un successo qualunque e che il bello, per tutti, sarebbe iniziato proprio dal traguardo milanese, con i successi di Parigi ed Inghilterra. Sfide meravigliose di una corsa stupenda, ideata con raro intuito tecnico nel 1889 come verifica dei valori del derby, a cospetto dei più vecchi, con la distanza che oscillò tra i 2.900 metri fino al 1973 e trovò poi un approdo tecnico inappuntabile sui 2.400 metri dal 1974 in poi. Un altro grande campione tagliò per primo il traguardo del Gran Premio di Milano il 19 giugno del 1932, aggiudicandosi le 300.000 lire di premio, con in sella un sempreverde Polifemo Orsini. Il cavallo di cui stiamo parlando è Sanzio, lasciato andare da Federico Tesio ed acquistato da Luchino Visconti e dal suo socio Radice Fossati. Luchino era un giovane artista geniale. Di lui la filmografia italiana ricorderà come capolavori Ossessione, Morte a Venezia e soprattutto Il Gattopardo, dal libro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, con gli esordi all'unisono di 2 giovani talenti come Alain Delon e Claudia Cardinale, che a loro volta saranno destinati a una carriera longeva.
Ma quel giorno a Milano c'era davvero tutta l'ippica italiana a seguire la corsa. E i complimenti di Tesio, dopo la corsa, per Sanzio, famoso anche nella storia per la vittoria di Ostenda nello stesso anno, furono assai graditi. Domenica sarà ancora festa a Milano, dopo la grande giornata delle OAX che ha inaugurato la stagione dorata di San Siro. Già dal 2012 il tondino era rutilante di curiosità, spettacolo e belle donne per la vittoria di Earl of Stindale. E nell'edizione del 2013 Bis de Nars riempì di gioia i cuori di Christian De Muro e dei Botti che lo allenavano. Lo spettacolo continua e la gente stavolta si divertirà come allora e come sempre, come ai tempi di Sanzio o di Ribot.